Nelle rimesse clandestine si svolgono attività illegali di ogni tipo. Questa mi interessa particolarmente. L'auto che ha cercato di investirmi è registrata a nome di questa rimessa. Nelle rimesse clandestine si svolgono attività illegali di ogni tipo. E così, oltre 70 morti, tante finestre rotte e un edificio finito in pezzi per poi farti beccare. Una tragedia di proporzioni epiche, direbbero molti. Un piacevole pomeriggio in ufficio per te, vero? Così stai tornando a casa tutto contento per un lavoro ben fatto quando un bastardo cerca di investirti. Alcuni non hanno proprio nessun rispetto per la vita umana. Ti sei segnato la targa SM129, ma non l'hai mai comunicata alla polizia. A quelli non interessa beccare gli assassini, figurati i pirati della strada. Ma qualcuno ti ha aiutato a rintracciare la targa. E così hai scoperto che l'auto era registrata presso un rivenditore della 96esima. Era una rimessa clandestina, trattava auto rubate. Accusa che l'avvocato del proprietario nega, ovviamente. Anche se il proprietario non sembra essere più tra i vivi. A New York rubano 100 auto al giorno. Molte vanno alle rimesse clandestine e vengono smontate in mezz'ora. I pezzi non identificabili vengono venduti alle officine. Un affare marcio, diretto da Balordi. Il peggiore è il ladro d'auto. Ieri notte una donna è stata tirata fuori dalla sua auto rossa e uccisa. Ora penso alle rimesse clandestine, soprattutto a questa. La targa dell'auto che mi ha quasi investito, l'ho vista qui. Ladri d'auto, rimesse clandestine, come poliziotti e ciambelle. Chi è il capo? Fottiti e muori, bastardo! Merda! No! Fermo! Carlo Duca! È Carlo Duca! Duca, un uomo degli gnocchi, cosa fa qui?
Ehi, Joe, passami quella chiave. Andiamo, vediamo che sai fare. Spara, livello! Diavolo. Fine del combattimento. Hai una certa reputazione, potrai levare. Ehi, questo è il tipo, vero? Siamo fottuti! Mi serve un caricatore! Stai per andare giù, amico! Mi arrendo! Non sparare! Non sei nessuno! Cosa contrabbandare? No, non lo farai! Non puoi! Pezzi di ricambio! Solo ricambi! Io smonto solo le macchine! Non so come loro usano i pezzi! Ti prego, lasciami andare! Gran lavoratore, molto legato ai suoi attrezzi. Non sei nessuno! Cosa stai facendo qui? Oh, ti prego! Sono qui solo per prendere un carico! Muori, e non stronzo. Sai cosa c'è nelle casse? Andiamo, vediamo che sai fare! Muori, stronzo! Uccidermi! Sbrigati! Perché lavori in una rimessa? Non so cosa fa! Pezzo di merda, fammi la mia bibita! Smettila di picchiare! Accidenti, che casino! Ci farà pezzi! Aiuto! I proiettili! Bel negozio, tanti bersagli, tante pallottole. Oh!
Accidenti, che casino! Non sei nessuno! Sparate allo stronzo! Quello è... Siamo fottuti! Sei una checca maledetta! Come si ricarica? Il furto di auto è roba piccola per gli gnucci. Deve esserci dietro qualcosa. Sei morto, punitore! No, non può essere! Mi hai mancato! Ti prego! Parla, amico. Oh, amico, me la sono fatta addosso. Cosa vuoi sapere? Io so... Bobby dice che spediamo $500,000 di roba a settimana. Gli gnucci ci sono dentro fino al collo. Stai per me. Non sei nessuno. Chi è il capo qui? Prendi questo, stronzo! Toglimi le mani di dosso, stronzo! Non sei così forte, punitore! Toglimi le mani di dosso, stronzo! Io non lo so! Fermo! Carlo Duca, lasciami andare e ti porto da lui! È il punitore! Il caricatore è andato! Non sei nessuno! Prendiamo quel bastardo! L'ufficio! Ok, ma ci sono zone affollate prima di arrivarci. Così forte, punitore! Non voglio morire! Pensa a qualcosa di utile da dirmi. Dai, lasciami andare!
Io non ti ho fatto niente! Aspetta! Le armi sono di sopra, dopo il garage, e il codice è 187. Merda! Ops! Non può essere! Farò saltare la testa! Il punitore è qui! Prendi questo stronzo! No! A secco! Va via di qui. Non può essere! Oh, il punitore! Sbrigati a morire!
Aggiungi un soggetto e un verbo e avrai una frase. Tu dovresti essere morto. Questa l'ho già sentita. Accomodati pure. Gnucci, Duca, perché sono qui? Qual è il collegamento? Ti prego, io prendo solo ordini da Bobby Gnucci, non farmi del male! Parliamone fuori. Qui dentro cominciamo a stare stretti. No, ti prego! Dimmi di te e degli gnocchi, Duca. Io so solo che si chiama Bobby. Non so nient'altro di lui. Parlo con Bobby solo ogni tanto, tutto qui. Bobby è il mio capo. Lui raccoglie i soldi e mi dà la mia parte. Cerchi qualcosa, Tommy? Il punitore! Idiota! Non sei così forte, punitore! Prendi questo, stronzo! Ah! Oh! Muoviti! Qui. È lui! Uccidilo! Ah! Oh! Tim, coprimi, accidenti! Fine dei proiettili! Ah! Escuritore! Oh! Ah! Stai per morire. Un secondo per ricaricare! Sei lento, punitore. Affanculo, Ricci! Il tuo culo è fottuto. Prova a spararmi ora, stronzo! Ma tu è qui quello che sai fare! Ops! Tutto a posto, Bobby! Venite tutti qui! Stai indietro, stronzo! Spara! Bastardo, sto ricaricando! Ha ha ha!
voglio morire così! Muori, stronzo! Quella gru potrebbe tornare utile. Johnny, vai a vedere se il punitore è nascosto in quel rimorchio. Diavolo, va a vedere tu. Amico, qualcuno avrà fatto fuori quel tipo. Non lo so, è un maledetto osso. Rimani qui e fermalo quando torna per la sua macchina. Esci, lentamente. Non sei nessuno. Uccidetelo, ma di che avete... No. Fate fuori quello stronzo! La tua mira è una merda! E sta giù! Fermo dove sei, maledetto! La tua mira è una merda! Ecco il nostro arco! Qui è il punitore! Mi serve un caricatore! Andiamo, vediamo che sai fare! Che casino! Fatti furbo e inizia a parlare. Credi di essere un duro punitore? Non ti dirò niente! Sono solo un soldato, 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 soldato. Questa non è una scusa. Carlo Duca era solo una pedina negli affari degli gnocchi, ma farlo fuori avrebbe comunque intaccato le loro attività e avrebbe fatto incazzare Ma. Comunque, una buona notte.